Allora, sei pronto? Dov'è questo bel esemplare? Vieni, vieni, vieni. Vediamo. Guarda quello. Va come è contento, va, guardalo. Tac. Ma è bello, bello. Perché è di nascita, vedi? Questo è nato stanotte. Questo sì. Intero così qua. Hai visto? Che bello. Vediamo. Bellissimo. Allora, Luigi. Oltre a qualche porcino, che cosa stiamo trovando pure? Va. Cos'è questo? Guarda che roba. Un porcino, no? No, no. Un bel rospone. Un coccodrillo. Guarda che roba. Va. Non si muove. Non si muove, non si muove. No, rosso così non l'ho mai visto. Così questo è velenoso. Sono velenosi? Sì. Allora andiamo. Guardate qua. Che bella boccettina. Proprio di nascita. Allora, ragazzi, sono tutti sotto. Ho trovato proprio una zona dove ce ne sono diversi. Allora, prendiamo il primo che è qui, che veramente, insomma, si vede solo il cappellino, però non è piccolo, vedete? Poi, stiamo attenti perché magari ce n'è qualcuno sotto, lo pestiamo. Qua ce n'è un altro, eccolo qua, vedete? Uno qui, e siamo a quota 2. Dopodiché ce n'è un altro qui sotto, vedete? Sono tutti sotto così, eccolo qua. Vedete che bel nottolino? Siamo a quota 3, ora guardiamo intorno, non ci sia altro, no? E poi c'è questo, anzi, passiamo di qui. Facciamo silenzio perché c'è altra gente. Guardate. Oh no, che funghetti. 4 sono qui. Torno a dire che sono tutti sotto. Tutti quanti. Guardate. C'è anche il suo gemello, ma se riesco non lo stacco. Eh no, sono attaccati. Vabbè, pace. Luigi, questo è l'ennesimo ritrovamento. Guarda che bello. Nella stessa zona dove siamo andati insieme. Tra l'altro tutti di nascita. Ne ho già trovati 10 così, tu pensa. Ragazzi, meno male che sono venuto perché non volevo venire in questa zona qua. Sua maestà il fungo porcino. Guardate qua. Mamma mia. Che spettacolo. Oh. Mamma mia. Ma perché non ne trovo una ventina così? Ragazzi, sono appena entrato nel bosco, vabbè, ovviamente in zona che io già conosco. Guardate come è sotto. Tutto sotto. Mi sono spinto in una zona dove in genere non vengo e sono stato ripagato da questo qui che... No, spavento, scusate. Questo qui che ha il gambo un gocciolino molle e poi c'è quest'altro, guardate che bello, eh? Il gambo questo è proprio totalmente molle. Avevo chiuso la camera troppo in fretta e ho trovato questo invece è di nascita. Non capisco la gente come abbia fatto a non vederlo, ed è pure grosso, ragazzi, guarda qui, non è proprio di nascita però è bello grosso, vedete? Altri due. Questi di nascita, proprio una nascita bella bella, e un altro qui, eccolo qua. Raga, sentiero maestro. Allora, ditemi un po' voi, no? Qua ci passa un botto di gente, tra l'altro oggi ci sono un sacco di macchine. Come si fa a passare e a non vederlo? Cioè, sinceramente, ve lo dico, guardate qua, ma pazzesco. Tra l'altro pure bello sano, guardate come è duro, allora tiralo via, pazzesco. Vediamo, eccolo qua, peccato per il cappello, però c'è qualche rosso, si trova il primo qui, sono proprio di nascita questi, ce n'è un altro qui sotto, qua ce ne saranno tanti in giro, qui è veramente pieno di foglie, ce n'è un altro qui di rosso sempre, però vedremo in giro se c'è qualcos'altro.